Ragazzi, oggi andrò a fare una mini intervista a mia sorella Emma. Aspetta un attimo. Ehi Emma? Sì? Allora, sei pronta per la scuola che sta per iniziare? Insomma. Perché insomma? Perché mi mancano alcune cose. Ah sì? Sì, mi manca lo zaino, dei quaderni e delle matite colorate. Ehi amici, che ne dite di costruirli insieme a noi? Allora, eccoci qui ragazzi per fare un tutorial un po' particolare, perché anche noi lo faremo la prima volta insieme a voi e seguiremo a nostra volta un tutorial su YouTube, così vedremo se è facile oppure nel video sembra facile, invece in realtà non lo è. Allora, per il primo tutorial, che è lo zaino di Barbie, seguiremo il tutorial di Titi Toys. Dopo qui in descrizione io metto il link dei tutorial che faremo oggi. Prima cosa, prendiamo un cartoncino colorato, io ho preso questo qui con i glitter, e ne ritagliamo un quadratino 4 cm x 6 cm, e su questo quadratino sopra, la parte sopra, facciamo dei piccoli angolini. E poi ritagliamo un'altra strisciolina 3 cm per 20 cm di lunghezza. E con la colla a caldo la appiccichiamo qui così. Bene bene, ora prendiamo il nostro triangolino di prima e ci giriamo attorno così, sempre con la colla a caldo, incolliamo qua e dopo qui pieghiamo e li facciamo il succo. Ok, dopo la colla calda qui la tiriamo via. Mi sembra abbastanza somigliante a quello del video, giusto? Allora prendiamo un altro pezzo, come dice, incolliamo lì e ritagliamo l'eccesso. Che ne dite? È abbastanza somigliante? Sì. Vediamo, sì. Il suo sembra più morbido. Comunque vabbè, guardate, sì, esatto, si apre e ci stanno le cosine. A parte che non gli hai messo ancora la cuffia. Beh, ma adesso dobbiamo finire. Sì, secondo me è molto sì, qua vabbè. Sì, questo è il suo, un po' più morbido. Allora adesso andiamo a metterci le stecchette qui. Sì. Queste due stecchette qua. Allora ho ritagliato due striscioline, adesso come ho visto sul video, da dietro qui. Allora io ho tutte le mani piene di colla a caldo, qui ci sono tutti eccessi, però piano piano tiriamo via. Non so, in quei video lì c'è tutto perfetto, non c'è neanche un pezzo di colla, non so, potrebbe andare, vero? Sì. Adesso facciamo qua la parte davanti. Eccolo qui, dai, abbastanza somigliante direi. Adesso ci facciamo un po' di decori. Allora, per farlo un po' diverso, io ho preso l'album delle figurine delle LOL di Anna Chiara, che tanto mi ha detto che posso ritagliarlo. Allora, qui una scritta piccolina l'ho trovata, dopo faccio un cerchietto o qualcosa. E qui vediamo che come mette. C'è Anna Chiara, vieni qui un attimo che scegli. Quale personaggio di queste? Quale vuoi? Lei? Sì. Ok. Allora, che ne dite? Non è venuto male, eh? Non è perfetto come quello del video, però... Quello che gli ha aggiunto decorazione, secondo me, sono stati i glitter e le LOL. Carino. Andiamo col secondo tutorial preso da un video di My Froggy Stuff, i quaderni di Barbie. Allora, prendiamo dei cartoncini colorati. Ritagliamo un rettangolo
6x4 e lo pieghiamo a metà. E adesso su un quaderno ritagliamo tanti quadratini 6x4. Ora ne mettiamo tutti insieme. Dividiamo a metà anche questi. Mettiamo un goccio di colla qui. Ecco qui, fatto il nostro quadernino. Per le matite colorate, invece, sempre da Froggy Stuff, prendiamo degli stuzzicadenti e li tagliamo tutti a metà. Attenzione che parte tutto qui. Ora prendiamo dei pennarelli colorati, scegliamo dei colori e, per esempio, io uso questo per questa. Allora, coloriamo sia la punta e da qui lasciamo uno spazietto e poi da qui in giù. Ecco qui, gli ultimi due invece facciamo una cosa un po' diversa, facciamo matita normale, quindi la punta grigia. E adesso ci mettiamo uno smalto glitterato. Ecco qui. Ecco qui l'effetto glitter. Ed ecco qui le nostre matite colorate e glitterose finite. E qui una visione d'insieme sui tre tutorial che abbiamo rifatto oggi. Devo dire che erano dei tutorial ben fatti, perché siamo riusciti, anche noi che siamo un po' pasticcioni, a fare delle belle cosine. Molto bene. Allora Emma, sei contenta adesso? Oh sì, ora ho tutto il necessario per cominciare la scuola. Bene bene, allora auguro a te e a tutti voi che ci seguite buon inizio di anno scolastico. Ciao! Ciao ciao!